Buongiorno e ben ritrovati. Oggi lavoriamo sulle riflessioni del test. Noi abbiamo fatto 2 video fa un primo test di autoverifica. Vediamo di analizzarlo per cercare poi, in un prossimo futuro, quando comparirà e vedrete il secondo test, cercare di avere dei risultati magari più soddisfacenti. Quindi analizziamo quelle che possono essere le cause per determinati errori. Se uno non ha avuto proprio un 100%, si può essere chiesto: ma perché? Allora, facciamo prima un punto della situazione, torniamo un attimo indietro. 2 video fa vi ho proposto questo test. Vi ho fatto sentire l'inizio della sinfonia K550 di Wolfgang Amadeus Mozart e su questo pezzetto, vi ho posto delle domande ed erano 3 in particolar modo. Riguardavano il tempo, binario ternario, prevalentemente espressivo virtuosistico e il modo maggiore o minore. Adesso analizziamo pezzo per pezzo, andando però a ritroso, facciamo il percorso inverso e vediamo quali magari possono essere stati i motivi di alcuni errori. Partiamo dal modo. Modo maggiore o modo minore. Questa sinfonia è in Sol minore. Se uno invece ascoltandola ha detto: ma caribbe, a me sembrava un maggiore. Ecco, quale può essere stato il motivo, uno dei motivi? Al di là magari di un ascolto non particolarmente attento, qualche motivo per avere dei dubbi effettivamente c'era. Noi molto spesso abbiniamo al minore, quindi al triste, l'andamento lento e al maggiore l'allegria, la velocità, l'aspetto mosso. Ecco, qui questo tema non era lento, era piuttosto mosso. Mirere, 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 sì, so. Per di più conosciuto. Molto spesso lo ricantichiamo a mo' di canzoncina. Quindi questo andamento veloce e forse non soffermarsi troppo sul carattere o su tutto il pezzo che vi avevo proposto può aver indotto a considerarlo più sereno di quello che effettivamente era. Se ve lo riascoltate per tutta la parte che ve l'avevo proposto, sentirete proprio che il carattere ha un carattere particolarmente malinconico, pur mantenendo una certa velocità. Tenete presente, e forse questo vi può aiutare per un futuro, che il lento e il veloce non sono determinanti per il carattere. L'esempio che forse vi può aiutare è proprio la Ninna Nanna, l'esempio opposto, il lento per antonomasia. Una Ninna Nanna, che serve ovviamente a cullare, a far addormentare un bimbo, è lenta, ovviamente, ma non è in minore, non è triste, malinconica. Non devo far venire dei brutti sogni a questo bimbo. Lo devo rilassare, quindi probabilmente il tema che utilizzo è maggiore. Riflettete la prossima volta, prima di dare la risposta sul maggiore o minore, ascoltate il carattere proprio di tutta la frase che sentirete. E questo è uno. Sempre a ritroso, andiamo ad analizzare il virtuosistico o espressivo. Ecco, qui puntate bene l'attenzione su come era posta la domanda, è prevalentemente, perché in un brano ci sarà sempre sia l'aspetto espressivo che l'aspetto virtuosistico. Quando ascoltate un brano, a questo punto dovete valutare cosa pesa di più, come se fossero su 2 piatti della bilancia, cosa prevale. In questo caso, proprio la velocità e quindi la quantità di note e l'agilità faceva propendere per un prevalentemente virtuosistico, anche se un aspetto espressivo era inequivocabile, c'era. Infine andiamo al tempo binario o ternario. Allora, questo concetto, quando l'abbiamo spiegato all'inizio in uno dei primissimi video, penso sia arrivato abbastanza facilmente come spiegazione. Però un conto è avere qualcuno
di fronte che ti aiuta con la scansione del tempo. Un conto è ritrovarsi da soli ad ascoltare una frase, un tema, un pezzo e decidere se è binario o ternario. Qui per darvi un aiuto in più potrei dirvi: soffermatevi sul tempo forte, ovviamente, che è la prima cosa che l'orecchio va a percepire, ma ricordatevi che quello che è fondamentale è sentire quanti tempi deboli, quanti accenti deboli ci sono tra uno forte e l'altro. E a questo punto suddividere in maniera sempre costante. Forse vi può essere capitato, se avete magari risposto che era ternario e non binario, di aver seguito maggiormente la melodia. Forse proprio perché è molto conosciuta, uno ascoltandola diceva mirere, 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 magari non c'era mirere, ma faceva ta ta ta, ta ta ta, e analizzandola faceva un, due, tre, un, due, tre. Ecco, un, due, tre non vuol dire che ternario, principalmente perché se riflettete, un, due, tre non sono tre suddivisioni uguali. Fosse stato ternario era 1, 2, 3, 1, 2, 3, quindi la suddivisione assolutamente uguale nei tempi. Mirere, 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 sì, sì, lo so, so fammi, questo è binario in due. Quindi, per aiutarvi ancora, quindi per concludere questa riflessione completa sul primo test di autoverifica, adesso vi guido per un pezzettino sul riascolto del primo tema, del primo movimento della sinfonia K550 in sol minore di Wolfgang Amadeus Mozart. Venite con me, facciamo l'ascolto per un pezzo insieme e come sempre ci rivedremo poi alla prossima e in un futuro con un secondo test.